si è inaugurata ieri sera, lunedì 7 settembre, la sede del Comitato Elettorale Cittadino di Fabiano Amati. Numerose le persone accorse in Corso Vittorio Emanuele per la presentazione del candidato al Consiglio regionale del Partito Democratico Fabiano Amati, a sostegno di Michele Emiliano Presidente. A fare gli onori di casa e moderare l'incontro il segretario cittadino del PD Fabio Sibilio, che ha introdotto l'ex senatore Nicola Latorre, il sindaco Francesco Zaccaria e il presidente della Commissione Bilancio Fabiano Amati, che si ricandida al Consiglio regionale. Molti i sostenitori del consigliere uscente, nonostante le misure di prevenzione anti-contagio Covid. Beh sì, infatti diciamo, le modalità con cui organizziamo sono modalità che tengono presente questa situazione e quindi viene anche un po' in qualche modo contenuto sull'entusiasmo, perché non è che ci dobbiamo ammalare per fare la campagna elettorale, perché la vita viene prima della politica e di tutto. Sì, lo noto e io credo di aver fatto il mio dovere. Penso che vorrei ricordare che bisogna andare a votare. Andrò a votare perché l'altra volta andò a votare soltanto il 45% dei fasanesi e grazie a questa scarsa affluenza alle urne stavamo rischiando di non avere il consigliere regionale. Quindi invito tutti quanti a votare e poi tra i candidati scegliete quello più bravo. Io posso dire che ho fatto il mio dovere e quindi spero che possa essere riconfermato per concludere le cose che abbiamo avviato.